una puntata di Polifemo speciale dedicata alla manifestazione di USB, al sit-in di USB a Roma, dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico. Parliamo della grave situazione riguardante il licenziamento di Riccardo Cristello, dipendente ArcelorMittal, reo, a detta dell'azienda, di aver solamente condiviso un post che commentava, che parlava della fiction Svegliati amore mio, e che faceva riferimento al dramma ambientale della siderurgia. A distanza di una settimana, Riccardo, siamo di nuovo a Roma. La scorsa settimana eravamo proprio sotto il Ministero del Lavoro. Tu e Francesco Rizzo, coordinatore provinciale USB, avete incontrato il Ministro del Lavoro Orlando, ora qui dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico. Il tuo stato d'animo, tanto affetto, tanta solidarietà, però occorrono ora risposte precise, tanto più che ora il nuovo soggetto è misto, pubblico e privato, quindi il governo, lo Stato, deve anche fare la sua parte. Parliamo della difesa di un essere umano, prima ancora che di un lavoratore. Sì, oggi speriamo di essere convocati e ascoltati dal Ministro Giorgetti per spiegare anche lui la situazione, no, l'avvenimento dell'accaduto, dei fatti, perché magari qualcuno ha travisato un po' quello che si è scritto, quello che si è detto, e quindi con documenti alla mano vorremmo esporre anche a lui il tutto. Sì, come hai detto tu, io sono ancora più speranzoso, perché con la nuova fusione che sta avvenendo, no? Quindi con l'entrata dello Stato nell'azienda, spero che qualcuno si faccia capace di quello che è successo e che non dovrebbe mai accadere nella realtà di un uomo lavoratore, essere licenziato in questo modo per non aver fatto nulla, diciamo. Riccardo, in questo dramma, perché di dramma si tratta, di dramma umano, però c'è anche l'arcobaleno della solidarietà, dell'affetto. Stamattina, quando si è mosso il corteo, sentire l'urlo Riccardo, uno di noi, ecco, è proprio quell'espressione che condensa proprio il significato di questa manifestazione. Il tuo dramma è il dramma di qualsiasi operaio, perché chiunque, qualunque dipendente potrebbe trovarsi in questa situazione alla luce dei criteri dittatoriali dell'azienda. Sì, esatto, è come dici tu. Oggi ci sono io qui davanti alle telecamere, davanti al Ministero, per rivendicare quello che è accaduto a me, però credo che faccio da portavoce a tutti coloro che mi stanno supportando e mi stanno dando forza e coraggio a stare qui, perché ci vuole veramente tanta forza per una persona, come ho detto io, come mi reputo io, comune, che è stata scaraventata in questo mondo. Non è facile, però grazie a loro oggi sono qui. Forza Riccardo. Grazie, grazie. Francesco Rizzo, facciamo un po' il punto della situazione. È trascorsa un'altra settimana e risposte non ce ne sono. Beh, penso che dopo due mobilitazioni dinanzi al Ministero del Lavoro e dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico, il governo deve fare la sua parte. Cioè, il governo doveva intervenire già prima, perché qui è stato messo in discussione il diritto non di Riccardo Cristello, che purtroppo è vittima di questo modo di fare, ma viene messo in discussione il diritto d'espressione, il diritto d'opinione, il diritto di pensiero, perché il paradosso è questo: ci stanno dicendo non potete neanche pensare che noi facciamo danni, questo è il messaggio che sta passando. E minimamente non potete neanche fiatare. Non potete neanche fiatare. Quindi su quello dovrebbero intervenire a tutela della Costituzione, perché i ministri, il governo sta lì per quello, no? Dovrebbe far rispettare la Costituzione. Il messaggio che è passato finora è bruttissimo. Tu, da onesto cittadino, da contribuente, sei costretto, come dire, a rispettare tutte le leggi, ma sei costretto anche a subire le angherie di una multinazionale che non rispetta né gli accordi fatti con il governo,
nei contratti stipulati sempre con il governo e addirittura va in violazione della Costituzione dello Statuto dei lavoratori. Questo è, un governo serio deve prendere una posizione, deve dire alla multinazionale adesso basta. E quindi anche i ministri non devono più svolgere la funzione, come dire, il ruolo di Ponzio Pilato, lavarsi le mani e dire prima si poteva anche, tra virgolette, dire, ma ora che il governo è entrato nella nuova governance deve assumersi le sue responsabilità come partner di una nuova realtà. Questo è ancora più grave perché siamo in presenza di una società che da qualche giorno è diventata anche a partecipazione pubblica e anche lì ci saremmo aspettati, anche se il ministro Orlando ha detto che avrebbe parlato con la nuova proprietà, ci saremmo aspettati una presa di posizione netta e chiara, lo ribadisco, in difesa di 60 milioni di italiani, perché qui c'è una multinazionale che sta violando continuamente la Costituzione. E il governo con questa multinazionale purtroppo sta facendo una serie di accordi. Se non interviene si rende complice. Ma non è complice, è il paradosso, poi alla fine è quello che ho un po' detto sia a Giorgetti che a Orlando. L'immagine che il governo rischia di dare ai cittadini comuni come noi è un'immagine completamente sbagliata. Cioè il governo dovrebbe tutelare gli interessi non solo del nostro paese ma anche e soprattutto dei cittadini, degli onesti contribuenti, dei padri di famiglia come Riccardo. Non può permettere atteggiamenti di questo tipo che tendono, come dire, a mettere nell'angolo, a distruggere, a disintegrare le famiglie, soprattutto di una città che è Taranto, che subisce da tantissimi anni purtroppo tutto quello che produce in termini negativi quella fabbrica. Francesco Staccioli, USB all'Italia, la sua vicinanza, la sua partecipazione al dramma di Riccardo, che è poi il dramma rappresentativo, diciamo, di tutti gli operai dipendenti schiacciati da ArcelorMittal, ora Acciaierie d'Italia. All'Italia e Ex Ilva rappresentano due carrozzoni che però schiacciano i dipendenti. Allora, noi siamo qua oggi in rappresentanza di un grande protesta di Alitalia per essere vicini a Riccardo, come, non solo come USB ma come lavoratori all'Italia, e perché a nostro avviso non è una questione specifica di quello che è accaduto in una situazione come a Riccardo, è un esempio di come in questo paese si stia imboccando una strada molto pericolosa dei rapporti con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori rispetto a delle trasformazioni industriali dove territori, lavoratori, socialità, ambiente vengono schiacciati nell'interesse poi di multinazionali, vengono qui sostanzialmente a fare esattamente come gli pare. È il caso di ArcelorMittal, è il caso di chi ci ha portato al disastro in Alitalia. Quindi noi siamo qua per esprimere non solo solidarietà, perché la solidarietà è una cosa che rimane, no? È importante ma rimane. Noi stiamo esprimendo vicinanza nelle lotte e crediamo che sia necessario in questo paese che le grandi proteste, le grandi lotte operaie, dei lavoratori, dei naviganti si uniscano per creare nuove condizioni migliori per i lavoratori, per i cittadini e per l'ambiente. Luciano Manna con il suo sito di informazione Veralix, una testimonianza, la tua, che è innanzitutto una vicinanza a chi vede calpestati i propri diritti, ormai diciamocelo, all'interno del mostro i dipendenti sono considerati come carne da macello. Purtroppo sì, purtroppo qualsiasi cosa ArcelorMittal aveva promesso dal 2018, dall'accordo sindacale di settembre 2018 è stato completamente violato, vedi anche la condanna presso la sezione di lavoro del Tribunale di Taranto. E, è proseguita così sino a che io personalmente ricevo anche una querela dall'amministratore delegato Lucia Morselli. Per me è una medaglia ricevere una, perché stiamo parlando di un soggetto che vive nella piena illegalità e si permette il lusso addirittura di querelare, penso che siamo all'assurdo. Purtroppo sì, poi semplicemente per un articolo appunto su Veralix dove raccontavo
un sistema di campionamento, appunto cose che riguardano la fabbrica, ma poi alla fine scopri che neanche un operaio può condividere un social. Ciò significa che ArcelorMittal avrà messo probabilmente gente a controllare dalla mattina fino alla sera, a controllare i social, probabilmente c'è anche qualche collega un po' scorretto che condivide, va a vedere le cose, poi tra l'altro condivise su profili chiusi soltanto agli amici e li condivide con l'azienda, e questa è una cosa assolutamente scorretta, anzi lo voglio dire, l'operaio che ha fatto questa cosa è un gran vigliacco. E anche perché un domani non tanto lontano una simile sorte potrebbe toccare anche a lui, perché non ci sono, come dire, privilegiati tra gli operai nell'ottica di ArcelorMittal, l'operaio è uno strumento e basta. L'operaio alla fine subirà quello che sta appunto condividendo con la fabbrica. L'ultima cosa è un appello alla città per chi non condivide alcune politiche degli operai, però purtroppo questa battaglia si vince tutti insieme, e in questo caso è assolutamente condivisibile la difesa del diritto di espressione. Ecco, chi non condivide oggi la politica degli operai, la politica del sindacato, qui oggi si sta difendendo un diritto dei cittadini anche a pubblicare delle cose, perché ArcelorMittal controlla non soltanto gli operai ma anche i cittadini, e quindi va difeso questo. Mi dispiace che molte persone non abbiano diciamo espresso solidarietà all'operaio Riccardo, a prescindere da come la pensi l'operaio Riccardo sulla questione fabbrica. È impossibile continuare ad andare avanti sulla questione ambientale pensando che siccome quello dell'USB o quello della WILM o della FIOM oppure la pensa diversamente da me, allora io non gli dimostro solidarietà. È sbagliato, in questo caso va difeso il diritto alla libertà di espressione. Così come bisogna aggiungere, tu sei un ambientalista, tante battaglie da tanti anni, però anche il mondo ambientalista dovrebbe essere vicino al dramma di Riccardo, perché in questa città c'è bisogno di unità, unità contro il mostro. Dalle rispettive, come dire, angolazioni, dall'angolazione di chi difende l'ambiente e dall'angolazione di chi lavora in quella fabbrica, però ha diritto a vivere, a lavorare in condizioni dignitose e a non essere massacrato proprio come essere umano. Ma assolutamente, infatti noi ci siamo resi conto che alla fine durante gli anni non siamo più andati a difendere questioni ambientali, ma siamo andati in difesa dei diritti. La raccolta firme alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è proprio un caso eclatante, quindi che facciamo? Difendiamo i nostri diritti nel momento in cui andiamo a Strasburgo e poi non li difendiamo nel momento in cui a un operaio gli si proibisce il lavoro perché ha condiviso una cosa su Facebook? Per favore, non facciamo i ridicoli. Merito al professor Marescotti che ha condiviso e ha difeso. Presidente di PeaceLink. Il presidente di PeaceLink, appunto, che è venuto in fabbrica e ha difeso i diritti degli operai. Gli altri avrebbero dovuto farlo, ma sono sempre in tempo nelle prossime occasioni, in modo tale che i diritti vanno difesi sempre, non soltanto a episodi oppure per i propri diritti, vanno difesi sempre. Emidia Papi, componente dell'esecutivo nazionale USB, a distanza di una settimana ci risiamo, dopo il sit-in, dopo la manifestazione dinanzi al Ministero del Lavoro, eccoci dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico. Beh, il governo non dovrebbe essere sordo, tanto più che ora con Acciaierie d'Italia c'è la unione tra pubblico e privato, Invitalia e ArcelorMittal. Quindi il governo ora deve dare risposte, come dire, non può far finta di non sentire. Assolutamente sì, infatti nella richiesta di incontro che abbiamo inviato già da qualche giorno a Giorgetti, al Ministro, abbiamo messo proprio appunto questo, il discorso della partnership tra Invitalia e ArcelorMittal. Non può essere che un'azienda in cui il pubblico mette denari e fior di denari, milioni, non abbia anche
una direzione, il pubblico non faccia sentire anche la sua voce. La D. Morselli, noi la conosciamo, è sempre stata mandata dappertutto come tagliatrice di teste, cosa che ha fatto già in ST a Terni, e quindi noi siamo molto molto preoccupati se nella gestione non viene cambiato indirizzo. L'altra questione che abbiamo messo al centro, sono tre le questioni che abbiamo messo al centro della lettera con cui chiediamo l'incontro per oggi. C'è il destino dei lavoratori, dei 1800 lavoratori in amministrazione straordinaria, la questione, il destino sempre dei lavoratori degli appalti, il discorso della salute e sicurezza. E per ultimo, ma non ultimo, per last but not least, come si suol dire. Volevo dire, ma ho lasciato. Per ultima, non per importanza, sono tutte e tre questioni centrali, il discorso del reintegro di Riccardo Cristello, perché è una cosa che grida vendetta agli occhi del mondo. Grazie a voi. Michele Altamura, coordinatore USB lavoratori ex Ilva in AS. Soffermiamoci sulla condizione degli operai. Ho ripetuto più volte l'espressione trattati come carne da macello, svuotati e sviliti nella loro dignità, non possono neanche pensare né minimamente esprimersi. E ArcelorMittal è pronta a colpire per ogni minimo dissenso. Da quando sono arrivati qui all'incirca dal 2018, ArcelorMittal ha fatto quel senso di paura alla città e anche per tutti gli operai. Noi siamo sempre in prima linea, staremo sempre a difendere i nostri diritti, soprattutto noi come lavoratori di Minas, che dal 2018 siamo fuori, siamo qui anche a testimoniare la solidarietà a Riccardo, lavoratore licenziato, e mi auguro che questa vertenza vi sia risolta nel più breve tempo possibile. Che dire, come lavoratori di Minas attendiamo sia il reintegro in fabbrica, ma non nelle condizioni loro. Una fabbrica. Non deve prostrarsi Riccardo e chiedere scusa, perché non ha fatto nulla e non deve scusarsi di nulla. No, ha detto la sacra santa verità. Aspettiamo, anzi, sono loro che devono chiedere scusa a noi. E alla città intera. Come minimo, eh. Alessandro Damone, componente dell'esecutivo provinciale di Taranto di USB, una battaglia, quella per i diritti dei lavoratori, perché la battaglia per Riccardo rappresenta la difesa di una categoria, di esseri umani innanzitutto, ed è paradossale che nel 2021 dobbiamo sottolineare questi aspetti, sembra di essere tornati al Medioevo, quando o ancora prima, nei secoli, quando esisteva il sistema schiavistico, perché evidentemente per ArcelorMittal i dipendenti sono schiavi. Sì, come hai detto tu, siamo al paradosso, cioè non solo la fabbrica, i lavoratori, la città vive da anni, ma soprattutto nell'ultimo periodo, una condizione sia ambientale, sanitaria, ma anche sociale veramente compromessa. Ci ritroviamo qui davanti a questa situazione che vede un ragazzo licenziato solo per aver condiviso in una pagina privata un post che invitava a guardare la fiction di Sabrina Ferilli e Ligi Dognazzi. Beh, l'USB sarà sempre in prima linea, l'USB sarà sempre al fianco di questi lavoratori discriminati, sia per fare in modo che ci sia il reintegro del lavoratore sul posto di lavoro, ma anche perché non deve mai passare il messaggio che possano essere lesi i diritti previsti dalla Costituzione, e quindi di incamminarci poi e metterci in una condizione di un percorso di sottomissione e di schiavismo. Simona Izzo, sembra quasi che la realtà superi la fiction con riferimento a quanto è accaduto a Riccardo. Lei ha rivolto un appello all'amministratore delegato Morselli. I diritti dei lavoratori e degli esseri umani non si calpestano. Sì, ho rivolto il diritto a una donna perché mi sembra che
Dovrebbe, non lo so, mi sembra che una donna debba avere un po' più di attenzione per una famiglia. La Di Morselli è una signora più o meno, no, molto più giovane di me, che ha in mano un grande potere, quindi anche il grande potere di far tornare un padre di famiglia a lavorare. Io sono sicura che lei lo farà. Sono sicura che lei farà questo gesto, che è un gesto di riparazione a qualcosa che non ha il senso che gli hanno dato loro. Oltretutto per l'azienda è stato un boomerang questo licenziamento. Ma era logico, è come se è un'excusatio non petita, accusatio manifesta, no? Perché siete intervenuti? Era un post personale di ragazzi che consigliavano dei film, quanti ce ne sono? Non c'era quel senso di critica, c'era solo la condivisione. Allora, diceva Gaber, libertà e partecipazione. Ha partecipato Riccardo, però adesso deve tornare al lavoro. Siamo seri, vi prego. Auguri per il compleanno. Grazie! Ah, dottoressa Morselli, mi faccia il regalo di compleanno, riprenda questo giovane a lavorare. Ricky, siamo con Ricky Tognazzi, la dimostrazione pratica che davvero la cultura e il mondo dello spettacolo assolvono una funzione sociale importantissima. La vostra fiction nella testimonianza. Ma la nostra fiction, noi raccontiamo, siamo dei cantastorie, voglio dire, raccontiamo delle storie, cioè spesso e volentieri nella nostra carriera ci siamo ispirati alla realtà. Abbiamo pedinato la realtà, come diceva il grandissimo Zavattini, e in questo caso abbiamo pedinato, forse per la prima volta in Italia, un problema grave come quello dell'inquinamento creato dalle mega industrie. E abbiamo raccontato una storia piccola, una storia con la S minuscola, una storia di un papà, di una mamma, di una bambina che si sente male, all'interno di quello che è la storia con la S maiuscola, che è la storia del nostro paese, che è la storia di queste mega aziende che hanno appunto portato da una parte benessere, ma dall'altra pagnotte, ecco, avvelenate da portare, ecco, a casa. Ricky, il dramma di Taranto, un dramma ambientale e un dramma del lavoro, un dramma dei diritti dei lavoratori calpestati. Eh sì. Un dramma nel dramma. Poi voglio dire, il dramma nel dramma è il fatto che non è solo Taranto. Ora Taranto rappresenta, come dire, se la così punta di un iceberg, forse. La punta di un iceberg, la punta forse più dolente, proprio perché è più esposta, proprio perché è la più visibile, ma è la punta di un iceberg. Voglio dire, non scordiamoci di Gela, Porto Marghera, quello che c'era a Genova, Trieste, eccetera, eccetera. Potrei andare avanti per 5 minuti. Cosa ti senti di dire ai tarantini? Di tenere duro, di valorizzare la loro città, che io ho avuto la fortuna di conoscere abbastanza bene, perché ci ho girato durante un'altra fiction che era La vita promessa, e sono stato in una città che ha delle potenzialità meravigliose. Bisogna recuperare quella roba lì. Comunque Ricky, a nome di tutti i tarantini ringrazio te, ringrazio tutto lo staff, tutta l'equipe, per quello che Simona Izzo, per quello che avete fatto. Davvero avete incentrato i fari dell'attenzione su una realtà che poteva morire nel silenzio. Abbiamo acceso un faro, quando ci si riesce è una soddisfazione, quando ci si riesce però devi pagare un conto come quello che sta pagando Riccardo, è un grande dolore, è un grande dolore. Noi ovviamente non siamo responsabili di questo, però il fatto che Riccardo, solamente per aver fatto degli apprezzamenti, arrabbiati, perché voglio dire, il suo posto è un posto di uno incazzato nero, ma soltanto per questo, voglio dire, io sfido a trovare una persona, una famiglia a Taranto che non abbia, o tra i propri cari, o tra i propri amici. In media amici, c'è un ammalato o un morto di cancro. Un ammalato grave, un morto per cause di questo inquinamento. Sfido qualcuno e dice, ecco, ho trovato una famiglia. La casistica, sono i numeri. E allora. È il merito vostro di esservi esposti, perché non è facile. Lo avete fatto con coraggio, con cuore. In genere si trincera lavoro, dietro il politically correct, però con voi non è stato così, vi siete esposti. Il nostro lavoro è questo, ci piace fare questo, quindi non è un merito, è una passione. Forza Taranto! Forza Taranto, sì, ciao!
È bello vedere la partecipazione di studenti, di giovani universitari, perché significa voler difendere i nostri diritti, quei diritti, il diritto alla libera espressione che la nostra Costituzione riconosce e che evidentemente ArcelorMittal pensa di cancellare con un colpo di spugna, con una lettera di licenziamento. Ecco, ragazzi, cosa pensate di questa vicenda? Noi veniamo da Taranto, voi vivete a Roma, però questa è una battaglia che non conosce confini territoriali. Sì, noi siamo qua anche come appunto giovani, precari, ma anche studenti universitari, proprio perché abbiamo riconosciuto nella battaglia di Riccardo, dell'Unione Sindacale di Base, una battaglia che ci riguarda anche come giovani generazioni, perché siamo una generazione che la pandemia insomma, ha dimostrato essere la prima vittima della crisi economica e sociale, per cui vogliamo essere a fianco di Riccardo che rischia, che appunto viene stato licenziato per un post Facebook, e insieme a lui vogliamo costruire il riscatto dei lavoratori oggi e della nostra generazione. Vabbè, a parte che sono d'accordo con tutto quello che ha detto, ma è importante sottolineare che questa non è soltanto una battaglia, come posso dire, sociale in qualche modo, questa è proprio una battaglia politica. E questo perché? Perché noi comunque ci troviamo davanti a una multinazionale sempre più potente, cioè davanti a questi colossi sempre più potenti che si sentono appunto legittimati di dettare quelli che sono i modelli comportamentali, perché se un'azienda ti licenzia per la libertà d'espressione e per come appunto la pensi, tu stai dettando un vero e proprio modello culturale. Se ArcelorMittal vincerà questa battaglia, anche le altre multinazionali poi si sentiranno legittimate a licenziare appunto per la libertà di espressione. Questa vicenda però lo Stato e i ministri non possono essere, come dire, spettatori passivi e lavarsene le mani, tanto più che ora c'è una nuova governance in cui lo Stato con Invitalia è partner. Sì, ma infatti noi appunto questo è un altro, questa che mi dice lei è una tematica che comunque sia importante, perché davanti appunto a questa crescita esponenziale economica e politica, successivamente politica delle multinazionali, ci troviamo davanti a uno Stato debole, assente, da anni martoriato dalle privatizzazioni, che appunto non sa prendere in mano questa questione, ma proprio perché viene subordinato a quelli che sono gli interessi privati. Le stesse dinamiche accadono con Amazon, con l'e-commerce. Per dire, Amazon quando vuole aprire un hub prende e lo apre, non è che c'ha bisogno tanto di trattare con lo Stato, è Amazon che fa mettere lo Stato a sedere e dice io voglio aprire un hub. Questa è proprio la battaglia poi politica che c'è dietro queste vicende, perché non è soltanto l'episodio di fascismo. Caso singolo, ma è rappresentativo, è come dire, sintomatico di un certo comportamento assolutamente antidemocratico. Sì, sostanzialmente è la rappresentazione più nitida di quelli che sono gli interessi del mercato contro gli interessi di quella che dovrebbe essere la politica. La politica ha un senso a sto paese, ha un senso ancora nel regolare i rapporti all'interno della società oppure no? È semplicemente questo. L'avvocato Francesca Viggiano, assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, in questa sede in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Il suo pensiero su questa triste vicenda, ArcelorMittal, un'azienda che uccide, che inquina all'interno e all'esterno dello stabilimento e, come dimostra la vicenda, calpesta i diritti più basilari, il diritto alla libertà di espressione. Noi siamo qui per testimoniare che Taranto c'è, l'amministrazione c'è, io sono in rappresentanza del sindaco e soprattutto noi vogliamo che a Taranto vengano garantiti i diritti costituzionalmente garantiti, che sia la libertà di espressione, il diritto a lavorare, il diritto alla salute, è diciamo tutto un compendio di diritti che a Taranto va assicurato, assolutamente vicini al lavoratore, assolutamente vicini a tutti i lavoratori del siderurgico di Taranto che oltre a non poter manifestare liberamente il proprio pensiero, però sono costretti purtroppo a vivere anche in condizioni spesso non decorose, ma soprattutto non sicure. Quindi siamo qui in rappresentanza appunto del Comune di Taranto per testimoniare la nostra vicinanza a Riccardo e a tutti i lavoratori di Taranto e di tutte le aziende che diciamo calpestano i diritti dei lavoratori. E siamo ora con
alcune delle interpreti di questa meravigliosa fiction, la dottoressa Placido, il medico Coraggio, una funzione sociale quella che avete assolto in questa fiction, lo dicevo poc'anzi a Ricky Tognazzi. Siete state mamme, oltre ad ottime interpreti, ad ottime attrici, la dottoressa Coraggio che ha sfidato il potere ponendosi accanto della povera gente, di quella umanità sofferente, zittita dai grandi poteri. Sì, è proprio così. E il viaggio più interessante è stato quello di fare appunto un'immersione in quella che è la storia di questo paese riguardante proprio queste situazioni dove ci sono purtroppo i grandi poteri, i soldi che in qualche modo conducono un andamento di persone e città in pericolo. Ovviamente ci siamo immersi in questo problema del nostro paese generale. Le mamme Coraggio, Verusca. Sì, io sono Luisa, la mamma di Lorenzo, il bambino che purtroppo muore nella fiction. E ho sentito minimamente il dolore che può sentire una madre quando perde un figlio in questo modo, come in qualcun altro, minimamente, perché è qualcosa di impossibile di immaginare né di sentire. Spero che sia arrivato il mio dolore. Un'altra interprete delle mamme Coraggio, certamente una grande emozione la vostra, ma anche un monito, un appello alle mamme tarantine a combattere, a non piegare la testa. Se non vogliono farlo per loro, lo facessero almeno per i figli. Assolutamente sì, il finale della nostra fiction è stato molto molto forte, come quando è morto il figlio appunto Lorenzo. Io penso che chi stava guardando la fiction ha pianto per un quarto d'ora, 20 minuti. Nella fiction a me muore mio marito, quindi eravamo tutti molto vicini proprio a questa situazione, ci siamo immedesimate nelle tante persone che hanno perso i familiari e le persone care. Quindi speriamo che comunque, mi pare che questa fiction sia servita a qualcosa, a smuovere. Ha avuto una funzione enorme, ha messo in ginocchio un'azienda, ArcelorMittal, che evidentemente il solo pensiero che una fiction potesse fare riferimento a lei ha scatenato l'inferno, ed era molto facile, anche mi permetto di dire in maniera vile, schiacciare un semplice dipendente. Questa cosa fa un po' impressione, perché comunque noi ci siamo sentite colpite da questa cosa che è successa, coinvolte, e veramente siamo qui perché in qualche modo abbiamo voglia di voler fare qualcosa, in qualche modo anche solo con la nostra presenza. Forza Taranto, forza tutte le città che soffrono per queste situazioni, diciamo, da mettere a posto, da sistemare. Combattiamo! Siamo con Ricky Tognazzi e Simona Izzo, gli autori di questa meravigliosa fiction Svegliati amore mio, e riguarda una delle città, riguarda tante città vittime della siderurgia, e Taranto è una di queste vittime. Ma Taranto è una città meravigliosa che potrebbe certamente vivere di altro, di mare, di cultura, di turismo, le vere alternative alla monocultura dell'acciaio. Indubbiamente, voglio dire, io ci ho lavorato a Taranto e ci ho fatto una fiction televisiva. È una città bellissima, è la città dei due mari. Adesso c'è un terzo mare, che è quello dell'inquinamento, che è quello dei fumi che vengono emessi da quelle grandi, enormi ciminiere. Una città, mi permetto di dire, stuprata, violentata. Indubbiamente. Stuprata con l'alibi di portare benessere, no? Perché, voglio dire, indubbiamente l'Ilva, l'ex Ilva, l'ex la grande azienda siderurgica ha portato tanto lavoro, però è un lavoro che ha portato anche tanto veleno. Oggi non c'è più neanche la certezza dello stipendio, perché parliamo di un sacco di migliaia di cassintegrati che non arrivano neanche a 1.000 euro al mese. Allora abbiamo una realtà che sta crollando
sta collassando strutturalmente all'interno, i dati delle emissioni sono raccapriccianti e poi c'è appunto, dicevo, l'aspetto occupazionale che non dà certezze, quindi potremmo anche dire, anzi dovremmo dire, una Taranto senza Ilva è possibile. Io non lo so, io non ho queste risposte, io faccio racconto delle storie, racconto il presente, il passato e attraverso questo uno può intuire quali sono le possibili soluzioni. Io spero e credo che si possa risolvere questa situazione e se questo vuol dire chiudere l'azienda, sicuramente la chiusura di quell'azienda porterà altro tipo di lavoro, questa è roba certa. Se invece è un'azienda che può essere bonificata, cosa che tutti mi dicono è molto difficile, andiamo avanti con la bonifica. Certo è che la soluzione di aggiungere un altro forno come si dice, elettrico, no? Sì. Che viene, tra l'altro, deve essere alimentato da comunque, con materiale ferroso, provenienza potrebbe essere a rischio, lo dicono i tecnici, non noi. Senza spegnere tutti gli altri forni, che tra l'altro stanno a pezzi, uno è esploso l'altro giorno, no? Come abbiamo descritto noi nell'articolo. Mi sembra molto complicato, tra l'altro mi pare che sia un'azienda che di piccioli se ne vedono pochi. E che lo Stato finanzia a fondo perduto. Quindi che ci sta a fare a questo punto? La realtà di Taranto, una città bella, bellissima e maledetta, visti i guasti ambientali. I tarantini si domandano, una media di un malato morto di cancro a famiglia, stipendi per quanto riguarda la maggior parte dei dipendenti, cassi integrati di ArcelorMittal che non arrivano neanche a 1000 euro, ci si domanda ma questo mostro che ci sta a fare? Allora guarda, io ho, insieme a Ricky e agli altri autori, ho scritto questo film perché una persona mi ha raccontato una storia ed era una madre di famiglia con una bambina al Bambin Gesù. Ho scritto questo film perché una persona che vive a Taranto mi ha raccontato che c'è stato un funerale dove al posto della bara c'era un pezzo di ghisa, quello che era rimasto dell'operaio che era caduto in uno dei rivoli della colata. E quindi io penso che questa azienda che... Arso vivo e polverizzato, è il caso di dire. Polverizzato, infatti quello che era rimasto di lui, simbolicamente. Allora, non si può morire di lavoro e io credo che però se si facesse una bonifica come hanno fatto in Germania, come hanno fatto in tanti paesi, questi posti sono diventati dei templi, diciamo così, industriali, sono diventati dei luoghi dove si va a vedere che cos'era l'industria e che però adesso è diventato un parco in Germania. Allora io penso che la bonifica darebbe... La vera riconversione, certo, ma proprio Taranto, lì la realtà... lo spazio che occupa l'Ilva, la superficie, è 2,5 volte Taranto, ma pensate quante attività alternative all'acciaio, nulla avente a che fare con l'acciaio, si potrebbe realizzare, davvero una nuova Disneyland e non stiamo raccontando favole. Una grande cinecittà, il cinema per esempio, no, si potrebbe fare una multi, come dire, una cosa multimediale dove ci siamo dentro tutti. Però io voglio dire questo al presidente Draghi, che è un padre di famiglia, che ha tanti problemi, che in questo momento però deve risolvere uno che è piccolo ma che è simbolico e paradigmatico di tutto ciò che può accadere. Un'azienda non può licenziare senza un motivo veramente valido, perché bisogna impugnare il licenziamento di Riccardo Cristello, perché? Altrimenti i cittadini dubitano dello Stato, perdono la fiducia nelle istituzioni. Ma poi qui bisogna fare una causa, pagare un avvocato, ma come, perché Presidente, la prego, è una persona che deve essere reintegrata perché non ha fatto nulla, se ci fosse un valido motivo, va bene, dovrebbe... Ma non può una persona dover chiedere scusa perché ha messo un cuoricino. I cuoricini sono la pace, i cuoricini sono un segno di pace. Grazie. La prego. Grazie. Eccoci ora con l'attore che interpreta la figura di Don Luigi. Qui si apre tutto un discorso relativo anche ai condizionamenti che ci sono tra la grande industria e il potere ecclesiale. Nella fiction si parlava di vetrate che erano state realizzate, acquistate dall'azienda, dalla Ghisal,
E a Taranto qualche tempo fa, alcuni anni fa, c'era una facciata tinteggiata di nuovo dall'Ilva. Voglio dire, il ruolo poi fondamentale del sacerdote che lei interpreta, che ha uno scatto d'orgoglio e dice: devo stare con le mamme, con la gente che soffre. Esattamente, perché purtroppo ci sono dei meccanismi che sono incancreniti, e la cosa che avvicina alla Chiesa, se vogliamo, è proprio che una multinazionale possa perdonare un lavoratore. Beh, io penso che di perdono si possa parlare, in questo caso io ho interpretato un sacerdote, quindi possa perdonare se c'è e per chi crede Dio, non certo una multinazionale. Una multinazionale ha il dovere di fare i suoi affari, per carità, ma di avere i suoi lavoratori e tutelarli e aiutarli, non perdonarli per una cosa che è assolutamente nulla, semplicemente aver messo un post su Facebook con veramente 400 amici e niente di più. Taranto è una città alla quale io sono molto legato, avevo un amico che non c'è più, un attore, Daniele Serra, che ha fatto uno spettacolo nato a Taranto, parlando proprio dell'Ilva all'epoca, parlo di 15 anni fa, e con la nostra compagnia 5 Anelli abbiamo cercato di urlare, ma non è cambiato nulla. Il problema è questo, che cambiano forse le governance, cambiano i soggetti, gli attori, è il caso di dire, ma la trama è sempre la stessa. Purtroppo sì, la trama è sempre la stessa, e viviamo in un mondo che è assolutamente prigioniero dei soldi, in ogni momento e in ogni situazione. Proprio come cast in toto, avete avuto, lo dicevo prima, un grande coraggio, uscire fuori dagli schemi, andare contro il sistema, perché sarebbe stato molto più facile uniformarsi, magari parlare. Invece sia prima sia dopo, sia nella fiction e anche con questo impegno civile, sociale, la vostra testimonianza, la vostra presenza qui è significativa di un impegno artistico, ma anche scenico, ma un impegno morale innanzitutto. Assolutamente sì, io penso che la cultura in generale, in toto, sia anche, debba essere un veicolo per parlare di queste cose, altrimenti è anche piacevole vedere qualsiasi cosa, ma resta fine a se stessa. La cultura deve spronare, deve denunciare. Io ho fatto teatro civile per una vita, denunciando i centri di permanenza temporanea, l'immigrazione, tutto quello che c'è di marcio nel nostro paese e in generale nel mondo. Credo che la cultura serva a questo, altrimenti io avrei fatto un altro lavoro, non questo. Poi ognuno la vede come vuole, ma è necessario assolutamente almeno denunciare. E poi chi deve faccia qualcosa, altrimenti è inutile. Gianluigi Paragone, davvero il licenziamento di Riccardo Cristello si è rivelato un boomerang per ArcelorMittal, visto la grande partecipazione, visto il mondo dello spettacolo con la S maiuscola, gli interpreti e gli autori della fiction Svegliati amore mio, che ha dimostrato questa mattina dinanzi al Ministero per lo Sviluppo Economico il diritto alla libertà di espressione. Sì, loro forse volevano addormentare, no? la vicenda, invece siamo vigili, siamo svegli. È esplosa e l'hanno fatta esplodere con le proprie mani. Sì, io sono contento della partecipazione di Ricky Tognazzi, di Simona Izzo, che tra l'altro nel giorno del suo compleanno è qui a manifestare. Oltre a essere oggi il compleanno della Terra. Esatto, esatto. Che dire, che aggiungere? È tutto talmente plateale che non ha bisogno di grandi spiegazioni. Aggiungo soltanto che oggi lo sviluppo economico inizia ad avere un peso, perché Invitalia è un partner di ArcelorMittal e quindi rischia di essere partecipe del licenziamento o della mancata revoca della mancata revoca del licenziamento stesso. Quindi io mi auguro che Giorgetti, come ministro dello sviluppo economico, abbia almeno l'accortezza di ascoltarci, altrimenti vuol dire che veramente la logica padronale di ArcelorMittal va bene
anche allo Stato azionista. Avremmo uno Stato passivo e complice di questo reato, perché di reato si tratta. È sostanza psicologica, mi verrebbe da dire. Ma è grave, considerando che il privato a questo punto soverchierebbe il pubblico, soverchierebbe lo Stato. Allora stiamo vedendo che queste cose accadono, anche sulla vicenda Benetton, Autostrade per l'Italia, ArcelorMittal, cioè ci sono tante vicende. Quindi se pensate alla vicenda anche MPS salvata con i soldi pubblici e non si capisce l'evoluzione, quindi insomma ci sono troppe questioni aperte, e qui dobbiamo difendere Riccardo, perché se cediamo su Riccardo diventa, perdonate l'espressione gergale, è tana libera tutti, vuol dire che da quel momento in avanti possono veramente ritornare alla logica feudale. Giorgetti, io la invito a fare salire noi come parlamentari e visto che la parte del lavoro l'abbiamo già in qualche modo portata all'attenzione del ministro Orlando prima, coinvolgere anche Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ministro Giorgetti, la prego, venga da noi o faccia venire noi da lei. Giorgetti, possibile che non ci sia nessuno che si appoggi? Siete tutti in smart working? Oh! Siamo qui, Giorgetti! Non essere ricevuti dal ministro o da chi al suo posto certamente amplia quella cesura che c'è tra cittadini e palazzo. La politica è distante evidentemente dai problemi di tutti i giorni, e poi non lamentiamoci quando c'è l'astensionismo, quando c'è la nausea verso il potere, cosa che in un paese civile non dovrebbe accadere, ma purtroppo accade. Sì, poi sorprende ancora di più quando il ministro in questione è quota parte Lega, che bene o male, d'accordo o non d'accordo con le proprie idee, insomma nasce dalla base, è un movimento che nasce dalla base, come il Movimento 5 Stelle, come il vecchio PC, eccetera. Quindi, come dire, è sostenuto, è cresciuto in virtù veramente di un sostegno, di un sistema. E si vede che la Lega non funziona, vedi, come si vede che è un partito che non è riuscito a penetrare, non ha gli uomini giusti per poter intervenire, perché oggi il ministro forse era occupato, per carità, ci poteva mandare il sottosegretario del sottosegretario, perché paghiamo tutti noi con i nostri contributi, con le nostre tasse, paghiamo tutti questi signori, che non dico che devono essere al nostro servizio, no, ma nemmeno girarci minuti. Le spalle, non si possono girare le spalle. Da Taranto siamo arrivati qui in oltre 100, è un bel viaggetto, ma al di là di questo, proprio vedere il silenzio, il trincerarsi in quella che poi viene definita la Turris Eburnea, la Torre d'Avorio, la torre che non... Purtroppo è ancora così, io che manifestavo 40 anni fa e arrivavano i ministri, parlavano con noi, ma com'è possibile che mo questi stanno dentro le torri eburnee? Venissero qui, facessero... Siamo poi venuti sotto casa, io dico ti diamo appuntamento, ti diamo... ho capito, non volevamo una risposta, ma almeno la partecipazione... Comunque non molliamo, non molliamo. Qua, non si molla, mai. Grazie. Quando ciao. Ha finito in Senato, Giorgetti, l'aspettiamo, ministro. Riccardo Cristello, certamente l'emozione di vedere gli autori della fiction al tuo fianco, al fianco della libertà, perché non è una battaglia del singolo Riccardo Cristello, ma di un cittadino italiano che vuole essere libero. Non c'è stata la possibilità, o meglio la volontà, di far sì che tu e la delegazione venisse ricevuta dal Ministero per lo Sviluppo Economico, ma non molliamo, si va avanti, è una battaglia di civiltà. Le tue emozioni questa mattina, sicuramente la tua vita, un mese fa non avresti immaginato quello che oggi stai vivendo, e stiamo vivendo tutti, perché ci sentiamo partecipi della tua sofferenza, perché quello che è capitato a te potrebbe capitare a ciascuno di noi in un paese in cui evidentemente lo Stato si piega ai poteri forti.
Infatti vengo alle tue parole, è capitato a me e potrebbe capitare ad altri. Io sono qui in rappresentanza di tutti, anche di tutti questi altri, perché questa cosa non deve avvenire. I sentimenti, come tu mi hai chiesto stamattina, avevo tanta speranza di essere ricevuto dal ministro per fare due chiacchiere, insomma, per parlare del problema, delle problematiche varie insieme agli altri, però sembra che sia troppo impegnato e che comunque ha già convocato per l'11 di maggio, c'è già una convocazione per i sindacati dell'11 maggio. La cosa che mi dà un po', non dico sospetto, è che so che nella nota dell'11 maggio non c'è come punto, come ordine del giorno, il mio licenziamento. Quindi non so cosa pensare a questo. Non vorremmo, lo dico io, non vorremmo che fosse un'altra scusa per prendere tempo e per allungare i tempi e procrastinare il momento vero e proprio in cui il problema va affrontato ora, perché non c'è più solo ArcelorMittal, ma c'è lo Stato insieme ad ArcelorMittal, lo Stato che deve assumersi le sue responsabilità, perché ci troviamo fino a prova contraria in un paese che un paese civile soggetto alla Costituzione. Quindi Riccardo, noi ti siamo vicini e lo hai sentito, non molleremo fin quando il tuo diritto, che è il nostro diritto, non verrà reintegrato. Vi ringrazio e vi posso garantire che non mollerò nemmeno io. Quando potrò verrò qui a manifestare insieme a tutti i miei amici per i nostri diritti. Grazie, grazie di nuovo. Francesco Rizzo, l'amarezza, la delusione di uno Stato che evidentemente non vuole rispondere, non uno Stato che non ha il tempo di rispondere, perché l'incontro chiesto con il Ministro poteva realizzarsi magari con un sottosegretario, con un alto rappresentante del Ministero, ma procrastinare e trovare scuse per non ricevere, lo dicevo prima a Ricky Tognazzi e Simona Izzo, allontana ancora di più i cittadini dalla politica. No, veramente non hanno trovato scuse, hanno detto la verità, perché l'interlocuzione è venuto fuori che il ministro non ci riceve, che nessuno del ministero ci riceve, perché non vogliono creare un incidente diplomatico. Un incidente diplomatico lo possono creare solo con due soggetti. Da un lato ArcelorMittal, e quindi non voglio disturbare il manovratore, e il fatto che lo dica il governo è gravissimo, e dall'altro i confederali che venivano qua ieri, dovevano venire qua domani per fare la manifestazione, non vengono. Ci è stato detto poi in maniera netta, chiara e... Non vogliono infastidire il padrone. Sì, assolutamente sì. Padrone ArcelorMittal. Sì, parliamo di tutto. Tanto, siamo già all'11 maggio, sì, a Babbo Morto. Come se per una famiglia di un lavoratore che è stato licenziato in questa maniera, un giorno in più, un giorno in meno non fa differenza. No? Qui ci vediamo fra 20 giorni, poi se abbiamo tempo, perché su quel tavolo non si discuterà del licenziamento, se non noi nessuno tirerà fuori quella questione. Però la dico, l'analisi amara, e poi alla fine, che ti convinci da questi episodi che questi non stanno più rappresentando gli interessi dei lavoratori. Ormai rappresentano gli interessi di una multinazionale, sono completamente piegati e asserviti, diciamocelo, non ci sono così. La valutazione è inequivocabile, c'è una situazione di soggezione. C'è una situazione di soggezione, io mi sarei aspettato dal ministro una presa di posizione. Non può neanche dire non mi avete avvisato, ben 4 mail con richieste di incontro a cui non hanno manco mai risposto. È chiaro che a loro interessa, come dire, più magari avere buoni rapporti con una multinazionale che viene qui a rubare i soldi dei contribuenti, i nostri soldi, e a terrorizzare un territorio e ad ammazzare un territorio, perché questo scaricheranno i loro debiti su noi contribuenti, che non rispondere a quelle che sono le sofferenze di una comunità intera che a causa di quel mostro, di questo atteggiamento, continua a pagare per errori che non ha commesso, ma sono errori imputabili alla termini politica. Di vite umane all'interno e all'esterno dello stabilimento, ma all'interno i primi esposti sono proprio i dipendenti, gli operai. Assolutamente sì, ma è tutta la comunità che soffre di questa condizione. Quella fiction poi, come dire, ha risvegliato un po', no? Ha rappresentato la storia di tante famiglie tarantine. Oggi il paradosso è che sta passando un messaggio bruttissimo, cioè le istituzioni, come dire, non si occupano. Si arriccio. Sì, assolutamente. Sono più interessate a
santificare la Morselli e a dare i soldi pubblici alla multinazionale che squaglierà nel giro di qualche mese e non, come dire, a rispondere veramente alla gente che si ammala a causa di quella fabbrica, alla gente che viene ingiustamente licenziata a causa degli atteggiamenti terroristici di questa multinazionale, ai problemi di una comunità che da troppi anni si trascinano. Comunque USB non molla, verranno a breve organizzate altre forme di resistenza proprio qui a Roma. Assolutamente sì, noi siamo in attesa perché forse c'è uno spiraglio per la convocazione. Se non ci convoca, io l'ho già dichiarato, il 28 veniamo qui e non saremo 100 come oggi, verremo qui e uniremo le lotte con Alitalia, visto, come dire, che purtroppo, come dire, c'è un governo di fronte, un governo sordo che non ascolta i lavoratori, che continua sulla stessa falsariga di una politica completamente fallimentare, perché la storia di Ilva e di Alitalia è identica. Cambiano gli attori ma la trama è sempre la stessa. Miliardi di soldi pubblici sperperati, non buttati così e dati ai lavoratori, no? No, sperperati in favore di multinazionali straniere che poi alla fine hanno preso... Che non danno nessuna ricaduta sul territorio, assolutamente. Hanno squagliato queste aziende, come dire, e hanno licenziato migliaia di lavoratori. È il paradosso che c'è un governo... Affamati i lavoratori e uccisi i tarantini per ragioni ambientali. E il governo, come dire, pare anche soddisfatto della strada che sta perseguendo. Bene, termina qui il nostro speciale. Relativo appunto alla manifestazione, al sit-in di USB dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, una lunga puntata in cui siamo partiti proprio così dal momento in cui sono stati sistemati gli striscioni. Abbiamo visto l'incontro, abbiamo partecipato al... consentitemi il gioco di parole, abbiamo partecipato alla partecipazione di Ricky Tognazzi e di Simona Izzo, che davvero hanno dimostrato di avere a cuore la sorte di Riccardo, il diritto alla libera espressione di ciascuno di noi, finché l'Italia sarà un paese democratico, dubito che ancora lo sia. Saremo al fianco di USB, saremo al fianco di Riccardo nelle prossime puntate, purtroppo, di quella che non è una fiction, ma un'amara realtà. Meditate, cittadini, meditate.